Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo tutti i segreti e le potenzialità della Blindo Centauro 2, il nuovo fiore all'occhiello dell'esercito italiano. Prima di cominciare, però, una doverosa premessa. Questa puntata l'abbiamo girata quando la guerra in Ucraina non era nemmeno lontanamente immaginabile. Ci siamo chiesti quindi più volte se fosse il caso di pubblicarla e alla fine abbiamo deciso di fare quello che facciamo sempre, pubblicare per fare quello che facciamo sempre, raccontare i mezzi speciali. Vi racconteremo tecnologie, tecnica e innovazioni perché quello che ci interessa fare qui è trasmettere il fascino dell'ingegneria applicata ai veicoli. Niente di più, niente di meno, che è quello poi che cerchiamo di fare in ogni puntata dei mezzi speciali. Per questo ci concentreremo di più sul mezzo e non sull'armamento. Ma intanto un po' di storia. La Blindo Centauro viene concepita circa 40 anni fa, siamo negli anni 80, nel cuore della Guerra Fredda. L'esercito italiano all'epoca necessita di avere un mezzo nuovo, capace di garantire molta più mobilità e rapidità di spostamento rispetto al classico carro armato. In poche parole, l'ariete che vi ho raccontato in un'altra puntata. E a questo punto il CIO, il consorzio Iveco Oto Melara, oggi Leonardo, si mette al lavoro e dà vita a un veicolo militare assolutamente rivoluzionario. Nasce la Blindo Centauro, un mezzo che ha la stessa capacità di fuoco di un carro tradizionale, ma che è molto più rapido e molto più veloce, perché è più leggero, ma soprattutto perché è su ruote. Oggi, dopo 30 anni di onorata carriera, era arrivato il momento di rinnovarlo ed è così che è nata la Blindo Centauro 2, un mezzo ancora più sofisticato, ancora più tecnologico, ancora più avvincente. Prima cosa che imparo. Per salire senza disonorare il proprio reggimento serve un fisico così. E io, non avendolo, metto in scena uno spettacolo poco edificante. Sono su un sedile che è tipo una maca perché è sospeso, sono un po' in volo. Posso decidere l'altezza del sedile perché l'operatore può decidere di guidare a vista, quindi guardando fuori, oppure di mettersi al sicuro completamente dentro chiudendo l'oblò. Cosa ho qui davanti a me? Intanto dei visori attraverso telecamere ad altissima risoluzione che mi permettono di vedere quando guido sigillato all'interno e al sicuro. Se ho problemi alle telecamere, nessun problema, c'è comunque un iposcopio, quindi l'antico metodo che ci salva sempre in caso di patatrac. Poi un display con tutto il pannello di controllo del mezzo, numero di giri, velocità, chilometri, stato della batteria e soprattutto serbatoio e quindi autonomia. La leva di selezione del cambio automatico, posso anche decidere di mettere alcune marce manualmente e un pannello di controllo su tutti i sistemi del mezzo, in particolare sulle batterie e sui sistemi di estinzione in caso di incendi. Ma attenzione perché adesso siamo arrivati al momento che stavo aspettando da sempre, il cold start della Blindo Centauro 2. Tutti i sistemi sono stati attivati e ho il potere in questo dito indice che andrà a scatenare il 20 litri V8. Sono pronto e lo dedico a tutti voi. Vai Blindo Centauro, giù tutto. Sentite come canta!
L'8 cilindri FPT Industrial l'abbiamo messo in vuoto. Diamo un po' di gas, sentite come ruzza il V8. Trema tutto qui. La potenza del 20 litri italiano è spaventosa. Ma cerchiamo di conoscerlo un po' più in profondità. Intanto le prime impressioni, vederlo qui dal vivo, sarà forse perché non sono poi molto alto, fa davvero impressione. È davvero un gigante su ruote e infatti le dimensioni non mentono. 8 metri e mezzo di lunghezza, praticamente due Fiat Tipo, 3 metri abbondanti di larghezza, quindi tranquilli, sono quasi sicuro che nel vostro garage non ci stia, e 3,6 metri di altezza, significa che è alto quasi più del doppio rispetto al nostro amatissimo Classe G, campione del fuoristrada. E poi c'è il peso, un palazzo su ruote, anche perché naturalmente è un veicolo blindato. Siamo attorno alle 30 tonnellate a pieno carico, nonostante una massa, devo dire, invidiabile. Se pensate che il vostro bellissimo SUV Q7 sia un'auto robusta e possente e pesante, beh, tranquilli, la Blindo Centauro 2 sa fare di sicuro di meglio. E vi dicevo, nonostante questa massa così importante, le prestazioni sono incredibili, perché lei riesce a sfrecciare fino a oltre 105 km orari. È un dato non impressionante di per sé, ma ancora più spettacolare se paragonato a quello che riesce a fare un carro armato cingolato tradizionale, che, come molti di voi sapranno, non riesce a andare più di 60-70 km orari, ma con una differenza fondamentale. Con questo, se vuoi, ci fai off-road estremo, ma volendo puoi anche pagare il tuo pedaggio e andare in autostrada, magari col telepass. Col cingolato invece, beh, la vedo un po' dura. Ma se dal liscio asfalto drenante di un tratto autostradale si vuole passare poi a un off-road infernale, beh, lui ha tutta una serie di caratteristiche che gli rendono la vita facile, anche dove la vita facile non è, almeno per le nostre amate classiche automobiline. Intanto, angoli di attacco e uscita impressionanti, 40 gradi sia davanti sia dietro. Per darvi un termine di paragone, un Wrangler Rubicon è attorno ai 36 gradi di angolo di attacco ed è un re del fuoristrada. Beh, questo è ancora meglio. E il tutto poi è più impressionante perché qui abbiamo dimensioni davvero gigantesche. Capacità di guado, anche lui, come tanti altri veicoli dell'esercito italiano che vi ho raccontato in altre puntate, può essere potenziato con una serie di kit. In ogni caso, così com'è, come esce dal concessionario, nuovo di pacca, beh, questo bestione riesce ad affrontare guadi fino a un metro e mezzo di profondità. In ogni caso, tranquilli, con snorkel e kit aggiuntivi si possono attraversare guadi addirittura più profondi. Ma nonostante uno sviluppo verticale, lo abbiamo visto, davvero notevole rispetto a quello di una nostra classica fuoristrada, beh, gli ingegneri italiani sono riusciti a ottenere un vero e proprio miracolo. Eh sì, perché la Blindo Centauro 2 riesce a affrontare pendenze longitudinali del 60% e trasversali del 30%, proprio come se fosse un vero e proprio campione dell'off-road. Peccato che lui sia un gigante. Sono calato nel posto principale della Blindo Centauro 2, sì, perché qui siede il capocarro, cioè chi è in comando al mezzo, colui che coordina tutte le operazioni durante i movimenti soprattutto. Ma voglio parlarvi dello spettacolo che mi si è aperto qui davanti, perché nella pancia della balena c'è un mondo dove ovviamente di solito i nostri occhi non si possono posare, ma non nelle puntate dei mezzi speciali, perché qui invece riusciamo a capire molto di più. Intanto il capocarro qui davanti ha un enorme display, qui vengono visualizzate le immagini in altissima definizione e stabilizzate, catturate da un'ottica sofisticatissima, nome in codice Attila D, eccola lì.
Da questo joystick posso movimentare l'ottica, che mi garantisce quindi una visione a 360 gradi. Perché? Perché in questo modo, anche se siamo dentro, chiusi, al sicuro, protetti dalla blindatura, possiamo avere un campo visivo totale all'esterno. In più ho uno zoom ottico 10x più uno zoom digitale 4x, quindi posso zoomare veramente tantissimo fino a vedere eventualmente quello che mi serve indagare, per esempio un potenziale nemico. Una volta si usavano i classici iposcopi, che comunque qua ci sono. In caso di emergenza, se ho un danneggiamento, posso comunque usarli. Però questi occhi elettronici amplificano tantissimo la vista del comandante, anche perché, a differenza degli iposcopi, ho il visore notturno, quindi posso vedere ciò che nasconde l'oscurità, anche perché, pensate, la telecamera notturna, o meglio, il suo sensore è raffreddato ad azoto, in modo da garantire una migliore precisione, una migliore resa dell'immagine finale. Vi dicevo, un'ottica autostabilizzata, un po' come quella delle telecamere più moderne, più sofisticate, che usiamo anche noi per fare i video. Questo permette di avere una linea di vista e il puntamento sempre molto stabile, anche in movimento, anche su terreni molto sconnessi. Ovviamente io posso decidere di puntare attraverso il joystick il mio bersaglio e di far seguire il cannone, l'armamento principale, esattamente proprio lì dove sto puntando con il mio joystick. Ma a proposito di cannone, un cenno: è stato potenziato rispetto alla Blindo Centauro 1. Ora sul modello 2 abbiamo un cannone più grande, più potente, calibro 120 mm per 45 calibri, quindi un'arma veramente importante. Come abbiamo un mezzo più leggero rispetto a un cingolato e soprattutto un mezzo più stretto e gommato, gli ingegneri del CIO, del consorzio Iveco Otto Melara Leonardo, hanno dovuto sviluppare un nuovo sistema antirinculo, ancora più sofisticato, ancora più efficiente, in modo che l'arma si possa utilizzare anche in movimento, anche in maniera trasversale, senza pericolo di ribaltamento. Per assorbire l'enorme potenza di rinculo, dovete pensare che il cannone qui arretra, quando funziona, mi hanno detto, di ben mezzo metro, è stato sviluppato un sistema sofisticatissimo basato su tecnologia idropneumatica, quindi sfrutta sia un circuito ad olio in pressione, sia dell'azoto, anche in questo caso in pressione, appunto per assorbire tutta questa energia che va dissipata e non va assolutamente scaricata invece sul mezzo. Da quest'altro joystick invece a destra il comandante può scegliere che tipo di armamento utilizzare. Eh sì, perché oltre al cannone principale da 120 mm ho per esempio un'arma coassiale proprio qui di fianco a me. Ora ovviamente il carro non è armato, posso avere una mitragliatrice calibro 7,62, anche lei che si comanda da qui all'interno rimanendo in sicurezza. Vedete però anche altri display che circondano il capocarro. Questo in particolare è molto grande, permette di mettersi in comunicazione con la base operativa, ma soprattutto con tutti gli altri carri eventualmente coinvolti nell'operazione di pattugliamento. Quest'altro modulo invece è sostanzialmente l'interfono, quello che permette ai quattro uomini nella pancia della balena di coordinarsi e di parlarsi tra di loro. Voi capite che per esempio il pilota è davanti, noi non abbiamo alcun tipo di contatto visivo e nemmeno sonoro con lui. Ma passiamo alla mia parte preferita, cioè il cuore pulsante di un mezzo speciale, che è il suo motore. E in questo caso mi trema la voce dall'emozione, perché non si parla di un propulsore qualunque, ma di un motore veramente bestiale. Intanto ancora un orgoglio italiano, visto che è interamente sviluppato da FPT Industrial, si nasconde qui nella parte anteriore dello scafo. Un motore poderoso, vi dicevo, 20 litri, 20.000 centimetri cubici, e soprattutto lo schema motoristico che preferisco: 8 cilindri AV di 90 gradi, diesel, iniezione diretta, common rail. Potenza impressionante, 714 cavalli, altro che supercar. Ecco spiegati
quei 105 km orari di velocità massima nonostante le 30 tonnellate di peso. E poi, come tutti gli amanti dell'off-road sanno, quello che conta davvero per trarsi l'impaccio quando sotto le ruote non c'è più l'asfalto, beh, è una cascata, una valanga di coppia. Sono 2500 i newton metro disponibili, per di più subito a 1100 giri, non appena si sfiora il pedale del gas. Per sfamare questa bestia a gasolio, gli ingegneri italiani hanno disseminato lungo lo scafo della Blindo Centauro 2 diversi serbatoi che garantiscono, grazie, voi capite, a una elevatissima capacità, una autonomia eccezionale per un mezzo di questo tipo, più di 800 km. Un dato fondamentale, perché dovete pensare che questo mezzo deve essere pronto a tutto, a marciare anche per diverse ore senza mai fermarsi, garantendo sempre grande sicurezza agli occupanti, e soprattutto deve essere un mezzo capace di muoversi dappertutto indipendentemente dalle circostanze. Non è che si può andare troppo per il sottile se non trovate il diesel, quello proprio perfetto che mettiamo noi magari nei nostri SUVoni. Beh, lui è in grado di digerire un po' di tutto, è un veicolo policarburante, la Autoblindo Centauro 2, e quindi per esempio può essere alimentato anche da cherosene militare. Insomma, un 20 litri V8 che digerisce un po' di tutto. Oltre al driver, al pilota, abbiamo poi il comandante, come abbiamo visto, il servente che prende posto qui dove sono io, e poi il gunner, il puntatore. Ma intanto il servente cosa fa? Vabbè, lo dice la parola, l'italiano viene in nostro soccorso, è colui che serve l'armamento principale, cioè colui che carica il proiettile che poi verrà sparato dal cannone. Ora però c'è un sistema di caricamento automatico, non possiamo farvelo vedere perché è un segreto militare, si apre da qui, qui esce un sistema meccanico che ovviamente porta qui il proiettile, che è lungo più o meno così, e poi finirà nel cannone. L'otturatore si chiude e quando si decide di fare fuoco partirà il proiettile. Il servente però ha anche altri scopi, ha anche altri ruoli fondamentali qualora non debba appunto caricare l'arma principale. Intanto è colui che si occupa di un aspetto fondamentale, la comunicazione. Qui di fianco a me c'è un pannello radio altamente complesso che permette alla Blindo Centauro di essere in collegamento con tutti gli altri carri e con la centrale operativa. Ma non solo, anche lui ha uno scopo operativo. Vedete che qui c'è un display proprio come quello che aveva il comandante. Questo però è comandato a un'altra ottica che ha un nome specifico, Mini Colibri. La vediamo qui, è qui sopra la testa del servente. Quest'ottica sostanzialmente permette di visionare all'esterno, un po' come fa il comandante, ma di prendere la mira e di governare di conseguenza un altro armamento, anche in questo caso altamente tecnologico perché completamente remotizzato. È un affusto che permette di montare diversi tipi di mitragliatrici con diversi calibri, ma quello che ci interessa è che un po' rispetta la filosofia di questo mezzo, che permette a tutti gli operatori di operare stando completamente al sicuro, chiusi dentro. E infatti questo armamento secondario si può comandare da questo joystick che ricorda in effetti un po' quello della Xbox. Da qui il servente può usare la sua ottica dedicata, e poi se occorre ci sono queste guardie di sicurezza e di colore rosso per evitare di premere inavvertitamente. A sinistra abbiamo il puntatore laser che ci permette di appunto prendere la mira, e a destra di fare fuoco. Il mio cuore impulsivamente batte per il motore, però se devo essere sincero, l'aspetto che mi ha stregato, che mi ha rapito di più della Blindo Centauro 2 è il suo particolarissimo sistema di trasmissione. Ho cercato di studiarlo e devo dire che qualsiasi appassionato di meccanica sono sicuro che non riuscirebbe tanto a rimanere indifferente davanti a un capolavoro di ingegneria come questo. Intanto il cambio fornito dalla tedesca ZF, una garanzia in termini di efficienza e affidabilità, aspetti fondamentali quando si parla di veicoli militari. 7 marce più 2 retro, una più veloce e una più lenta. Ma la cosa più interessante è poi cosa avviene al di fuori della scatola del cambio. Sì, perché da qui prende vita un sistema di trasmissione ad H, unica nel suo genere.
qui abbiamo un gruppo ripartitore centrale con un unico differenziale autobloccante trasversale che prima di tutto manda il moto a queste due ruote, le seconde. A questo punto ci sono sei alberi di trasmissione che a cascata trasmettono il moto, la motricità, a tutte le altre ruote. E qui se ci avviciniamo, tutti questi alberi di trasmissione, proprio li possiamo vedere perché sono stati posizionati ad arte nella zona esterna dello scafo. Questo per procurare tutta una serie di vantaggi. Beh, innanzitutto robustezza e semplicità costruttiva, fondamentale, si tratta sempre di un veicolo militare. Con questo sistema a cascata possiamo permetterci di avere un solo differenziale bloccabile e non diversi. Normalmente la trazione viene distribuita su queste sei ruote, però in off-road, in condizioni gravose, ovviamente si può chiamare in causa anche l'ultimo asse, quello all'avantreno, per avere un vero 8x8. Avere comunque delle ruote sempre in presa, sempre collegate tra di loro meccanicamente, permette di avere grandissima aderenza, voi capite, in off-road, perché nessuna di esse potrà mai slittare. Adesso vi ho portato nel posto più angusto, quello del gunner, cioè il puntatore, colui che ha la responsabilità principale nell'azionamento dell'armamento pesante. La torretta, infatti, può essere movimentata sia dal comandante, come abbiamo visto, ma anche proprio da lui, dal puntatore, e lo fa attraverso questo particolare joystick, ancora diverso rispetto agli altri che abbiamo visto. Lui ha un'ottica dedicata, anche qui un nome particolare, l'ottica SD, ha il suo schermo dedicato, a differenza dell'ottica del comandante del capocarro, questa non è panoramica, quindi è ancora più precisa. E poi una particolarità fondamentale: non solo le telecamere ad alta definizione sono stabilizzate, ma anche proprio tutta la torre, e questo permette, voi lo capite, di avere molta più precisione di tiro nel caso in cui occorra usare il cannone in movimento, magari su terreni sconnessi. E poi è vero, un carro totalmente digitalizzato, la visione all'esterno può essere affidata completamente a delle telecamere per tutti gli occupanti, lo abbiamo visto, però l'antico metodo, il metodo classico, come dico io, è sempre meglio non abbandonarlo, anche perché in caso di imprevisto un mezzo come questo deve avere tecnologia ridondante, si rompe una cosa, ce n'è subito un'altra disponibile. Praticamente la Blindo Centauro 2 è un po' un gatto a nove code, e infatti oltre alla telecamera dedicata, il gunner ha anche un'ottica di backup di servizio nel caso in cui si dovesse rompere quella digitale, ha il classico periscopio che non si rompe mai. Stiamo scoprendo un mezzo veramente dalle mille risorse e capace di affrontare, nonostante il peso e delle dimensioni enormi, qualsiasi tipo di terreno, grazie all'ingegno dell'uomo e ai principi della meccanica. Mi ha colpito per esempio il raggio di sterzata, che è pazzesco, si gira in 18 metri. Per darvi un termine di paragone, una Volkswagen ID3 elettrica, un'auto con un raggio di sterzata eccezionale, gira in 10 metri, però ovviamente è molto più piccola. Come si fa ad ottenere un risultato simile con una bestia del genere? Beh, con ben 3 assi di sterzo. Normalmente sterzano le due coppie di ruote anteriori, questa invece è fissa perché qui c'è il baricentro del mezzo, ma volendo l'operatore alla guida può chiamare in causa anche l'ultimo asse, che sterza in controfase. Quindi se voi pensavate di avere l'asse posteriore sterzante e ne andavate fieri sulla vostra Porsche, beh, sappiate che ce l'ha anche la Blindo Centauro 2. Lo sapete, il segreto per avere successo in off-road è avere il maggior numero di ruote possibili a contatto con il terreno. Siccome qui di ruote ce ne sono tante, gli ingegneri italiani hanno pensato di dotare il Centauro 2 di sospensioni indipendenti per ogni ruota. Quindi abbiamo 8 MacPherson, uno proprio per ruota, una soluzione, quella del MacPherson, molto intelligente perché è una sospensione molto robusta, molto solida, anche in realtà facile da riparare, e infatti per esempio veniva usata per le ruote posteriori della Lancia Stratos, una regina dei rally. E poi pneumatici tubeless firmati Pirelli,
ma attenzione, sono speciali, dentro c'è uno speciale componente che si chiama toroide, in caso di foratura così si può continuare a viaggiare, è fondamentale in certi casi. E poi, come tutti i veri campioni dell'off-road, anche la Centauro 2 ha il sistema di regolazione pressione pneumatici da remoto, quindi l'operatore può regolare le pressioni a seconda delle esigenze, un po' come sul Classe G al quadrato. Per frenare un palazzo su ruote blindato lanciato a 100 all'ora, voi capite che servirà un impianto frenante poderoso, e infatti qui abbiamo freni a disco su tutte le ruote, addirittura su alcuni assi il singolo disco ha più pinze per avere più mordente. All'esterno, all'uscita della scatola del cambio, poi c'è un altro disco freno che però viene usato come freno di stazionamento, il nostro freno a mano. Un pedigree di prim'ordine per essere assolutamente inarrestabile in qualsiasi condizione. E per vedere se è vero, non ci resta che andare a metterlo alla prova sul campo. Abbiamo detto un mezzo inarrestabile, ma adesso vogliamo vedere i fatti. Salita al 60%, avrebbe difficoltà anche un ottimo fuoristrada a percorrerla così, con partenza da fermo, tutto spunto, qui conta tutta la coppia. E adesso vediamo se Centauro 2 come l'affronta, guardate, giù tutto, 2500 Nm dal V8 20 litri, guardate come si arrampica, uno sherpa, è come vedere una montagna che si arrampica su un'altra montagna. E attenzione, perché come salito ora dovrà scendere. ...30 tonnellate al 60%, qui ovviamente si usa il retarder sul cambio e i freni. Però guardate, non ha battuto ciglio, su e giù, 60%. E se c'è un po' d'acqua, un fiume da attraversare, ma non c'è un ponte, cosa fa il Centauro 2? Si tira indietro? Ma certo che no, guardate, 1,5 metri di guado, lui ci va dentro senza particolare preparazione, tutto lo scafo è sommerso d'acqua, ma continua ad avanzare, come un'imbarcazione quasi, è impressionante da vedere. Se vi gasate col vostro Defender a fare i guadi, è solo perché non avevate visto in azione ancora il Centauro 2. Grazie all'incredibile articolazione delle 8 ruote indipendenti e alle dimensioni extra large degli pneumatici Pirelli, questo veicolo avanza laddove un semplice fuoristrada, anche ultra preparato, alzerebbe bandiera bianca, sprofondando miseramente. E ora vi porto in un altro luogo molto speciale. Siamo in una camera semi-anecoica, una delle strutture di eccellenza del centro di sperimentazione dell'esercito italiano. Vedete che dentro c'è proprio il nostro Centauro 2 che sta eseguendo una serie di test. Cosa avviene qui? Vedete, le pareti sono piene di questi coni blu molto acuminati. Loro servono a schermare, a spezzare tutte le onde elettromagnetiche, qualsiasi tipo di onda che arriva dall'esterno. In questo modo qui dentro si crea un ambiente controllato dove poter eseguire tutta una serie di test molto sofisticati per mettere alla prova tutti gli apparati del Centauro 2. Un esempio: qui si testano tutti gli apparati radio e si va a verificare che non creino interferenze tra di loro durante l'utilizzo. Si sta qui per avere un test in condizioni stabili e per non falsare il test con eventuali onde che potrebbero provenire dall'esterno. Questo particolare
laboratorio impedisce anche ai rumori di fondo di pervenire all'interno. E questo permette di fare tutta una serie di analisi invece sui suoni emessi dal veicolo, senza lasciarsi condizionare da eventuali rumori provenienti dal mondo reale. Voi capite che tutti questi test sono importantissimi per validare un mezzo come questo e renderlo pronto allo scopo operativo. Tutto questo ve l'ho mostrato per farvi capire cosa si nasconda dietro la complessità di un veicolo come questo. Oltre ai test dinamici, lui deve superare una serie di prove anche molto più raffinate e segrete. Sono sicuro che tanti di voi vorrebbero entrare un giorno a far parte dell'esercito, magari proprio come ingegnere per sviluppare, progettare e testare mezzi speciali come la Blindo Centauro 2. Io mi sono informato e ho scoperto cosa bisogna fare. Per entrare nel corpo degli ingegneri dell'esercito bisogna concorrere per l'Accademia Militare, oppure se sei già in possesso di una laurea magistrale, per ufficiale a nomina diretta o per ufficiale in ferma prefissata. A seconda dell'indirizzo di studi si potrà poi decidere di applicare il fascino dell'ingegneria a diversi settori. Potreste quindi andare a sviluppare e implementare i veicoli speciali da un punto di vista meccanico, o andare anche a lavorare sui sistemi d'arma, sugli apparati radio e anche sui robot che l'esercito italiano sfrutta in Italia o anche all'estero. Potrete poi arrivare ad affrontare sfide sempre nuove, diverse, collaborando con realtà industriali nazionali e anche internazionali. Insomma, diventare un ingegnere dell'esercito significa sfruttare le proprie competenze per arrivare a affrontare e risolvere problemi tecnici e operativi. In ogni caso, per trovare tutte le informazioni che vi servono, vi basterà andare su www.esercito.difesa.it.